Onorevole, quattro temi importanti e otto sì, altrettanto importanti per un referendum che a cosa porterà, a cosa potrebbe portare, un cambiamento? Ma intanto è un segnale politico fortissimo raccogliere le firme. Io rinnovo l'invito a tutti di non pensare che sono i miei referendum, qualcuno dice, sono i referendum di chi li firma. Sono temi condivisibilissimi, sono lavoro, scuola, ambiente e legge elettorale, che sembra meno importante ma ha un grande impatto sulla nostra vita democratica. Cambierebbe molto, cambierebbe che il governo dovrebbe spiegare perché ha cambiato tutto il programma con cui si era presentato alle elezioni di centrosinistra, un centrosinistra che ormai è diventato un centrodestra anche in Sicilia, e quindi costringeremmo a un dibattito politico non sulle formule, etichette, le felpe, gli slogan, i tweet, ma sulle cose. Se qualcuno non è d'accordo potrà votare no, ma se qualcuno vuole poterne discutere, anche se non è schierato, può dare la possibilità a tutti i cittadini di discutere come se si trattasse di elezioni politiche, ma non sui leader, sui partiti. No, siete d'accordo col demansionamento o no? Siete d'accordo con i licenziamenti illegittimi o no? Siete d'accordo con le trivelle oppure preferireste altri sistemi di approvvigionamento e di produzione di energia? Sono tutte cose che io vorrei che decidessero i cittadini. Si può votare, se raccoglieremo le firme, l'anno prossimo insieme alle elezioni amministrative, la spesa quindi sarebbe molto minore, l'affluenza sarebbe garantita dal concorso di amministrative e referendum e sarebbe un modo per far decidere le persone, perché ricordo, a Roma si vota con una maggioranza che è stata costruita dopo le elezioni, come è previsto nella nostra Costituzione, ma che aveva programmi contrapposti tra le forze in campo, e quasi sempre si è scelto un programma che assomiglia molto a quello della destra quando c'era Berlusconi.